subito il benvenuto a Gian Claudio Torlizzi, founder di T-Commodity. Bentornato sulle fonti, credo la prima volta nel 2022. Assolutamente, grazie dell'invito. Gian Claudio, nuovo anno, vecchi problemi, e c'è il caro bollette che persiste probabilmente più del previsto. Partiamo naturalmente da tutto ciò che è accaduto in Germania e legato appunto alla crisi energetica. Berlino, dopo il blackout, è rimasto per qualche ora senza elettricità, al freddo, proprio in un momento diciamo inadatto a non avere elettricità. Chiedo se ci sono dei rischi concreti di blackout anche in Italia. Ma i rischi concreti, diciamo così, seppur minoritari, ovviamente ci sono. Il comparto energetico europeo al momento rimane in uno stato di crisi, di deficit piuttosto marcato, in relazione all'assenza di flussi di gas che sarebbero dovuti arrivare dal Nord Stream 2. E invece il gasdotto, come sappiamo, è stato poi congelato, la certificazione del progetto, che in realtà è stato concluso ma attende un via libera formalmente sia da Berlino che da Bruxelles, appunto è stato messo da parte in relazione appunto adesso ai nuovi sviluppi in Ucraina, che però appunto stanno probabilmente sortendo un effetto imprevisto in termini di reazione da parte di Mosca, nel senso che è probabile che sia Berlino che Bruxelles avessero pensato che mettere nel congelatore la certificazione del Nord Stream 2 avrebbe in qualche maniera esortato Mosca a non procedere sul fronte del dossier con l'Ucraina. Invece sembra tranquillamente che i piani di Putin rimangano invariati, e al tempo stesso però di gas dal Nord Stream 2 non arriva, e quindi arriviamo a delle situazioni paradossali come quella riportata oggi dalla stampa britannica, secondo cui l'Inghilterra e il Regno Unito avrebbe già inviato delle truppe speciali e dei missili anticarro al confine con l'Ucraina, però evitando di sorvolare sopra la Germania, come messaggio in extremis che Berlino ha lanciato a Mosca nel dire almeno salvateci dalla fornitura di gas. Quindi mi sembra che il potere contrattuale rimanga stabilmente nelle mani della Russia, e l'Europa continua fondamentalmente a non seguire un piano sull'energia, cioè questo è il punto chiave, e quindi siamo un po' alla mercé del meteo. Finché fa più caldo rispetto alle attese, i prezzi del gas rimangono in qualche maniera sotto controllo, anche se molto più alti rispetto al 2019. È chiaro che se dovesse cominciare a fare più freddo rispetto alle attese sarebbero problemi. Ecco, volevo fare il punto sulla Russia prima di tornare a casa, cioè in Italia, per parlare delle problematiche molto concrete legate a questo rincaro delle bollette. L'Agenzia Internazionale delle Energie, cioè il capo dell'agenzia, Fatih Birol, ha accusato la Russia che è the bad guy, cioè della situazione, cioè colpevole di questa crisi energetica a cui stiamo assistendo in Italia, in Europa in generale. Insomma, poi è arrivata una lettera all'FT appunto che non è la Russia la colpevole ed è proprio l'Europa, perché non si è organizzata bene, se vogliamo citare anche le politiche, a causa delle politiche green. Ecco, qual è il tuo parere su questa accusa molto pesante e di una istituzione estremamente rilevante? Ma è una accusa, a mio avviso, che non sta né in cielo né in terra, nel senso che è chiaro che Mosca possa oggi strumentalizzare questa crisi, ma nasconde in realtà un fallimento della politica energetica europea. Quindi oggettivamente c'è stato un calo dei flussi di gas dalla Russia verso la Germania, e a dicembre dello scorso anno si è registrato un meno 22% su base annuale. Ecco, però non è stata colpa di Mosca se a un certo punto Berlino ha deciso, dicono che sia una decisione autonoma del Tribunale, ma fondamentalmente è stata una decisione politica
quella di aver congelato la certificazione del Nord Stream 2 in un contesto in cui comunque i consumi invece asiatici rimangono particolarmente forti, quindi Gazprom non ha fatto altro che dirottare una parte di gas anche verso la Cina. Ma Gazprom stessa ha comunque dei problemi di approvvigionamento che deve risolvere, quindi non è che ci sia questa abbondanza di gas che in qualche maniera è nascosta al mercato. Ci possono essere state, diciamo così, delle manovre in tal senso per forse mettere un po' di pressione sul mercato, ma questa è una cosa che si vede in tutti i comparti delle materie prime, lo fanno anche le acciaierie, lo fanno i produttori di alluminio, cioè non è nulla di cui scandalizzarsi in maniera così ingenua. E il punto è che tu non devi ritrovarti in una situazione del genere, cioè tu non devi ritrovarti in una situazione di rischiare di essere strozzato da un fornitore unico. E quindi mi sembra una situazione molto paradossale che fondamentalmente, oltre a diciamo, smascherare l'inefficacia di basare una politica energetica solamente sulle fonti rinnovabili, sostanzialmente in qualche maniera evidenzia anche dei fallimenti nel diversificare le fonti di approvvigionamento, perché anche quanto si è letto due giorni fa, secondo cui in caso di escalation militare le big oil americane sarebbero pronte a sopperire all'arresto o alla cessazione di flussi da est attraverso il gas liquefatto, anche qui è un po' una, così, una favola, è un'azione mediatica, perché non abbiamo oggi in Europa un numero di gasificatori sufficienti per assorbire l'aumento di export di GNL dagli Stati Uniti. Questo è il punto. Quindi se non si comincia a diciamo, affrontare il dossier in una maniera più organica e omnicomprensiva, si finirà sempre in queste dialettiche molto ingenue, molto puerili, di trovare sempre il cattivo di turno. Ma ripeto, tu non devi trovarti in una condizione del genere. Questo è purtroppo il risultato di impostare delle politiche economiche e energetiche solamente sul mercantilismo, cioè solamente nel pagare poco o meno rispetto ad altri fornitori la materia prima o il bene energetico, senza dotarti di una strategia di medio-lungo termine. E tutti i nodi purtroppo stanno venendo a pettine. Allora, torniamo in Italia, un momento decisivo appunto per questa crisi energetica. Giovedì, come detto, il Consiglio dei Ministri, appunto legato a caro bollette, ma anche ristori, per carità. Già Mite ha fatto una proposta, ricordiamo invece che Giorgetti, il Ministro per lo Sviluppo Economico, ha convocato il tavolo con le imprese sul caro energia, giusto per capire appunto come affrontare questo punto. Si parla di taglio dell'IVA, degli oneri e anche degli extra profitti. Volevo capire semplicemente, da ciò che abbiamo visto come proposte, qual è la tua valutazione, specie degli extra profitti, il cosiddetto surplus, che credo poi viene addirittura tassato. Allora, io personalmente non sono un grande fan di queste misure, anche se, diciamo così, a oggi, se prendiamo per esempio Enel, Enel ha già venduto a una media di circa 60 euro a megawattora la propria capacità produttiva per il 2022 e inoltre ha un profitto generato dalla divisione green di oltre 1 miliardo di euro. Quindi fondamentalmente c'è da premettere che un eventuale extra tassa sui profitti su utility come Enel non sortirebbe un grande impatto sul titolo in borsa, fondamentalmente. Quindi questa è, diciamo, la premessa. In secondo luogo, però, io personalmente non sono così favorevole a queste misure, cioè io andrei più nel profondo e in maniera strutturale. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare due azioni, secondo me, una di breve termine e una di medio-lungo termine. Nel breve termine bisogna mettere mano al portafoglio. Ora, l'impressione ovviamente è che ci sia un po' di resistenza da parte del governo a mettere mano al portafoglio, ma io ho fatto due conti e effettivamente il danno che le imprese potranno subire quest'anno solamente dall'elettricità, quindi ho tolto il gas, consideriamo solamente l'elettricità,
appunto arriviamo a circa 25 miliardi di euro. Poi se ci mettiamo anche il gas, ovviamente questa cifra si aumenta ulteriormente. E non si può pensare che di risolvere questa diciamo così, perdita per le imprese solamente agendo sugli oneri di sistema, perché gli oneri di sistema oggi incidono per una percentuale molto esigua della bolletta energetica, quindi si tratta solamente di manovre di carattere cosmetico. Qui serve nel breve una delle misure tampone per fermare l'emorragia. Se io cado e mi spacco una gamba e comincio a perdere sangue, è inutile che mi venga qualcuno a dire ma non ti preoccupare, tra 2 anni ci sarà un ospedale qua vicino che ti aiuterà. No, a me mi serve che adesso qualcuno in qualche maniera mi guarisca, no? e impedisca al sangue di farmi morire dissanguato. Questo è il punto. Quindi c'è un'azione di brevissimo termine da fare mettendo mano al portafoglio, come sta facendo in realtà la Francia. E poi ovviamente c'è un discorso di medio e lungo termine che secondo me deve passare attraverso due direttrici. La prima, incentivare lo sviluppo dei gassificatori, perché gli Stati Uniti da quest'anno diventeranno il primo produttore mondiale, il primo esportatore a livello mondiale di gas liquefatto, quindi servono delle strutture in grado di poter recepire, assorbire questa materia prima, che altrimenti andrà, come è probabile che poi succederà, in Cina, che invece sta investendo pesantemente in nuovi gassificatori. E poi il secondo punto è lavorare in una riforma del sistema di pricing dell'energia. Bisogna passare da un modello di prezzo marginale che oggi favorisce enormemente i produttori di energie rinnovabili verso un sistema di pricing basato sulla concorrenza, perché non si capisce il motivo per cui chi produce da solare e da eolico oggi possa vendere l'energia allo stesso prezzo di chi la produce da gas, che risente ovviamente di fenomeni di carattere geopolitico. Cioè, perché il sole, chi fa energia da sole, deve riflettere i rischi geopolitici che invece sono propri del gas? I puristi ti vengono a dire siccome il consumo di energia è inelastico, quindi non varia a seconda del prezzo, alla fine è il mercato che determina questo aspetto qui. Ma non è vero, perché basterebbe semplicemente dividere i due mercati. Cioè, io sono dell'idea che non debbano esserci uno stesso mercato per queste fonti rinnovabili, perché hanno strutture completamente diverse. Ecco, se non si parte da questo punto non si arriverà mai a a un cambiamento, a una riforma importante, anche perché secondo me siamo destinati a dover gestire una situazione di crisi del comparto energetico almeno per un anno abbondante, perché anche se quest'inverno lo scavalliamo ed evitiamo un livello molto basso di scorte di gas, che potrebbero arrivare anche potrebbero assestarsi tra i 10 e i 5 miliardi di metri cubi entro marzo, ma anche se dovessimo per una serie di circostanze favorevoli, i prossimi mesi non saranno così freddi e arriviamo a una situazione di buon livello di scorte, rischiamo comunque di arrivare al prossimo inverno sempre in situazione di grave carenza. Quindi qui il punto fondamentalmente è come andare a risolvere, e secondo me bisogna partire da questo. Poi tutto il resto secondo me sono un po' delle misure cosmetiche che non avranno una grande incidenza. Ecco, questo era un punto molto interessante. Nel frattempo, sulle questioni pratiche, ci sono effettivamente rischi di chiusure per le aziende energivore, per i comparti che hanno bisogno di tantissime energie? Confindustria, secondo il report di Confindustria, si attende un rialzo dei costi legati all'energia di 37 miliardi nel 2022. Insomma, si tratta comunque di una somma piuttosto importante, soprattutto paragonata ai costi del 2021 e 2019, presa come proxy. Insomma, ci sono dei rischi. Che cosa devono fare, che cosa stai consigliando ai tuoi clienti? Le aziende devono entrare nell'ottica di effettuare delle misure, delle azioni di hedging finanziario per fissare i prezzi.
Ora, ovviamente, diciamo che sembrerebbe un po' un conflitto di interessi quello che io sto dicendo, ma ci credo fortemente. Cioè, in realtà già un monitoraggio attento sui mercati sarebbe già un primo passo, cercando di informarsi il più possibile sulle dinamiche in essere e capendo che probabilmente i provider informativi che sono stati adottati finora forse non sono così efficaci, perché se si arriva in una situazione del genere in cui si parla del caro energia da solo un mese, quando in realtà è un anno che si stavano già evidenziando queste crescenti tensioni sul mercato, c'è una riflessione da fare sugli strumenti di market intelligence adottati da parte di imprese anche importanti. Secondo punto, appunto, iniziare a lavorare sull'hedging finanziario, perché non c'è alternativa oggi davanti alla crescente liquidità, alla crescente, perdonami, volatilità dei mercati, se non quella di adottare delle azioni di fissazione sui prezzi utilizzando i contratti future, opzioni o swap e basta. Cioè non, purtroppo non c'è un'altra soluzione da apportare. Poi forse nel medio e lungo termine fare pressioni sul governo anziché ogni volta svegliarsi, questo è un po' un consiglio che do alle imprese, che è un po' anche uno sfogo, cioè anziché svegliarsi quando ormai è troppo tardi e quindi chiedere sempre al governo solamente soldi, che ripeto adesso servono, quindi non sto dicendo che non servano, ma svegliarsi anche quando non ci sono queste grandi tensioni sul prezzo per spingere affinché il paese si doti di un'offerta industriale e una maggiore diversificazione sul fronte dell'energia, perché in un contesto in cui comunque i prezzi saranno strutturalmente più alti nei prossimi anni rispetto alla media degli ultimi 4-5 anni, una delle soluzioni di lungo termine che un paese può adottare è ripristinare le capacità produttive perse negli anni, perché sono state delocalizzate, perché ci sono stati degli ostacoli anche di carattere giudiziario, se pensiamo all'Ilva. Ma si potrebbe effettivamente fare molto per ampliare la capacità industriale e ampliare ovviamente l'approvvigionamento dai fornitori esteri. Quindi se la Russia effettivamente viene oggi recepita come un problema perché si scopre che abbiamo in qualche modo, ci siamo affidati troppo sulla Russia, in realtà l'Italia poco, perché sì, l'Italia già diversifica bene con l'Algeria e con altri paesi, però se questo può essere un ulteriore monito, che si diversifichi ancora di più, si lavori nei rigassificatori, bene ampliare il gas in Adriatico, cioè fare tutte quelle azioni per permettere di stemperare i picchi dei prezzi legati appunto alla volatilità delle materie prime. Questo è per un discorso di medio-lungo termine su cui le imprese dovrebbero premere il governo o i vari governi a fare. Nel breve termine non c'è altra misura, secondo me, se non adottare politiche di hedging finanziario. Ecco, ultimissima domanda molto pratica prima di lasciarci per una pausa pubblicitaria. Se uno dovesse fare un contratto, dovrebbe fare di contratto di lungo termine o spot? Nel senso, come si deve posizionare un imprenditore? Ma un imprenditore oggi, davanti a una fase di prezzi in rialzo, non deve lavorare sullo spot. Sullo spot si lavora quando c'è un trend discendente. Quando c'è un trend strutturalmente invece a rialzo, che però continuerà nel medio termine, cioè non si tratta di un problema di breve termine che sarebbe, non so, 6 mesi, un anno? Ma anche di più, perché comunque se non verranno riformate le politiche ambientali, cioè se i piani sul clima rimarranno così come sono, le pressioni a rialzo sui prezzi dell'energia e sulle materie prime sono destinate a durare per anni. Questo è il punto, cioè qua tutti sperano che questa fiammata alla fine in qualche maniera verrà riassorbita. Questo è un po', secondo me, anche la speranza in alcuni ambienti del governo di dire aspettiamo un attimo prima di dare tutti questi soldi alle imprese, perché magari a febbraio-marzo il prezzo del gas torna a scendere e quindi noi rischiamo di... Ma questo anche qui è un ragionamento che non ha nessuno sbocco, perché se nel frattempo tu hai la Francia che invece elargisce
tutta una serie di sussidi alle imprese, e tu comunque ti ritrovi con un gap di competitività rispetto alle imprese francesi. Questo è l'altro ragionamento da fare. Chiaro. Quindi non si tratta sempre di avere questo approccio da ultimo della classe, con la paura che Bruxelles possa col ditino poi additarti a spendaccione. Cioè, se qui io ci sono anche delle manovre che io devo fare anche per colmare il gap di competitività che può svilupparsi con il mio vicino, con il mio competitor. Quindi sono delle riflessioni da fare che comunque poi, vabbè, le mie poi lasciano il tempo che trovo. Però, per rispondere alla tua domanda, non è affatto detto che nell'arco di 2-3 mesi noi avremo un riassorbimento del prezzo dell'energia. Ci sarà una fase di raffreddamento che stagionalmente avviene a partire dal mese di aprile, ma perché per un discorso climatico fondamentalmente di temperature. Ecco, ma se comunque tu arriverai ad aprile con un livello di storage molto basso rispetto alla media degli ultimi 5 anni, tu comunque parti già con l'affanno, parti già in una situazione di deficit che non ti permetterà poi, durante la stagione della ricostituzione delle scorte, quindi durante i mesi estivi, di arrivare poi all'inverno 2022-2023 con un livello di scorte sufficiente per evitare poi nuove tensioni sui prezzi. Quindi ci vuole un po' di lungimiranza. Chiaro. Io non lo vedo un problema enorme, però bisogna guardarlo con una certa, con un orizzonte temporale di medio e lungo termine. Grazie mille Gianclaudio Turlizzi, founder T Commodity, grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione, nel frattempo buon lavoro. Buon lavoro, grazie.